Le accuse di Selvaggia Lucarelli verso Enrico Montesano per la sua maglietta riportante il simbolo ed il motto della decima MAS sta diventando sempre più un caso nazionale. Il provvedimento d'espulsione posto in essere da Mamma Rai ha scatenato un vero e proprio mare di polemiche sia nel mondo dello spettacolo che in quello della politica. Quando si tira in ballo il fascismo, si sa, la sinistra è sempre in pole position, pronta a moralizzare su qualsivoglia accenno di presunta apologia. Eppure la situazione non sembra essere quella descritta dalla Lucarelli e dai vertici Rai. Ne parla Libero nella sua edizione odierna, facendo notare che persino il sito ufficiale del Ministero della Difesa e l'ex capo dello Stato Giorgio Napolitano hanno reso omaggio alla storica flottiglia dell'esercito italiano. La frase incriminata è Memento audere semper, locuzione latina che significa ricordati di osare sempre, ma ciò che molti probabilmente non sanno è che la frase è stata coniata niente di meno che da Gabriele D'Annunzio. La decima flottiglia MAS compì azioni tanto eroiche da essere decorata. Eppure ciò non è bastato ad evitare la pubblica gogna per Montesano, cacciato senza possibilità di replica dagli studi Rai con una spiegazione a dir poco fallace. Inammissibile che un concorrente indossi una maglietta con un motto che rievoca una delle pagine più buie della nostra storia. Ebbene, le MAS erano flottiglie della Marina già utilizzate durante la Prima Guerra Mondiale e riprese nella Seconda, e a rendergli onore ci ha pensato niente meno che Giorgio Napolitano durante le dovute commemorazioni. Una foto a volte vale più di mille parole, o perlomeno di un tweet buttato a caso.